Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Diana e oggi cucineremo insieme una ricetta veramente super. Si tratta di una focaccia di riso senza lievito di birra, senza tempi di lievitazione infiniti e ovviamente senza glutine. È facile e veloce, alla portata di tutti come tutte le nostre ricette e quindi rimanete fino alla fine perché questa veramente dovete provarla assolutamente. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale cliccando sul pulsante qui sotto per darci il vostro supporto, lasciateci un mi piace a questo video e seguiteci anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio e lì pubblichiamo cose che qui non vedrete mai. E adesso cuciniamo! Quindi partiamo subito con la farina, in una ciotola aggiungiamo 150 g di farina di riso. In questa fase aggiungiamo tutti gli ingredienti secchi e quindi andiamo avanti con il lievito. Qui non usiamo il lievito di birra, ma utilizzeremo il lievito per torte salate in polvere. Lo trovate insomma nei supermercati oppure vi lasciamo anche il link per acquistare quello che usiamo noi, che tra l'altro non contiene amido di mais. Quindi qui ho aggiunto 10 g di lievito in polvere per torte salate. Ora ho aggiunto 10 g di cuticola di psiglio che serve nel nostro impasto per addensare il tutto e tenere insieme gli ingredienti e ci permetterà anche di ottenere una focaccia più soffice e ovviamente aiuterà anche alla lievitazione, però attenzione, non è un lievito ma è semplicemente un addensante, è senza glutine naturalmente e sicuramente l'avete già visto nelle nostre ricette perché lo usiamo soprattutto nei panificati. E anche per la cuticola vi lascio il link qui sotto per acquistare quella che utilizziamo noi. Ora passiamo agli ingredienti liquidi. Aggiungiamo 30 g di olio d'oliva. Ora aggiungiamo 230 g di acqua e mescoliamo il tutto. Fase noterete che inizialmente l'impasto risulterà molto morbido, quasi liquido. Voi dovete però continuare a mescolare perché la cuticola di psiglio a contatto con l'acqua si gonfia e quindi sviluppa questo suo gel che appunto svolge la funzione di addensare il tutto. Quindi mescolate per un minuto o due e poi otterrete questa consistenza molto appiccicosa e morbida. Attenzione però perché se non usate questo addensante l'acqua diminuirà tantissimo, quindi io vi consiglio di non ometterlo sia perché la consistenza finale della focaccia migliorerà tantissimo e anche perché appunto lieviterà meglio e non essendoci il glutine otterremo un risultato un po' più diciamo piacevole anche al palato. Infine aggiungiamo anche 5 g di sale. A questo punto prendiamo uno stampo da 22 cm di diametro, ma anche da 24 va benissimo, la focaccia verrà leggermente più sottile, e ricopriamo lo stampo con un foglio di carta da forno bagnato e strizzato. Aggiungiamo anche un filo d'olio d'oliva al centro. E ora non ci resta che distribuire la nostra focaccia all'interno dello stampo. Possiamo tranquillamente distribuirla con le dita leggermente oleate. Ora mettiamo la nostra focaccia da parte e prendiamo una cipolla piccola e la tagliamo finemente. Quindi andiamo a decorare la nostra focaccia con le cipolle. Ovviamente al posto delle cipolle potete mettere qualsiasi altra cosa che vi piace, per esempio olive, ma anche peperoni, oppure lasciarla così com'è con un po' di rosmarino. Secondo me è buonissima lo stesso. Finiamo con dell'origano, qualche granello di sale, infine un goccio d'olio d'oliva.
E adesso siamo pronti per infornare questo spettacolo di focaccia e la inforniamo a 200 gradi nel forno statico preriscaldato per una ventina di minuti. Ragazzi, ci siamo con la nostra focaccia, l'abbiamo sfornata e anche fatta intiepidire, così adesso possiamo tagliarla subito. Vi dico solo che c'è un profumino buonissimo in tutta la casa e non vedo l'ora veramente di assaggiarla. Ragazzi, questa focaccia è veramente spettacolare. Ovviamente non c'è il lievito di birra, quindi non aspettatevi le super bolle della lievitazione, però vi assicuro che è comunque sofficissima, questo grazie al nostro addensante, che io vi consiglio di non ometterlo. È veramente buonissima, facile da fare, non dovete aspettare. Se volete, insomma, un sostituto del pane, veloce, facile da fare, questa è perfetta. Il mio consiglio comunque è di farla bassa come ho fatto io, perché in questo modo cuoce benissimo, rimane comunque soffice ed è anche un po' leggermente croccante. Io spero che questa focaccia vi sia piaciuta e che la proverete, e vi ricordo inoltre di mettere un mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video che pubblicheremo nelle prossime settimane, e seguiteci anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio, e anche lì pubblichiamo tante cose interessanti, quindi andate a seguirci. Per oggi è tutto, io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!